Paura in chiesa dopo una lite in una confraternita stava per finire nel peggiore dei modi in Abruzzo. Secondo una prima ricostruzione, un prete è stato aggredito e accoltellato alla testa e alla gola in chiesa da un parrocchiano. La vittima dell'aggressione, Don Francesco Grassi, parroco di Trasacco, in provincia dell'Aquila, che dopo un ricovero in ospedale fortunatamente non versa in condizioni gravi. La lite è avvenuta nella chiesa gestita da Don Francesco, la Basilica dei Santi Cesidio e Rufino Martini. A sferrare i fendenti un parrocchiano 77enne, poi fermato dai carabinieri e ora accusato di tentato omicidio. Desidero esprimere a nome di tutta la comunità e mio personale un sincero augurio di pronta guarigione e vicinanza in questo difficile momento a Don Francesco Grassi, ha detto il primo cittadino. La violenza improvvisa è avvenuta in chiesa mentre il parroco si trovava in preghiera e è stato colpito alle spalle dall'uomo con il coltello, spiegano dalla diocesi. Il prete comunque è stato già dimesso anche se è spaventato e ha bisogno di recuperare un po' di serenità.